Radio Più presenta In Ascolto, percorso di discernimento a cura di Maria Grazia Borgese. Iniziamo oggi un piccolo percorso in quello che vorrebbe essere un tentativo di aprire lo sguardo sul discernimento, una parola che forse è poco familiare al nostro linguaggio quotidiano, ma è tanto importante per la nostra vita. Facilmente il discernimento potrebbe essere inteso come capacità di scegliere tra le varie opzioni possibili quella più opportuna, il che sarebbe piuttosto riduttivo. Ma per un cristiano la questione fondamentale è un'altra, e cioè come leggere quel grande libro della parola di Dio che è la vita, la nostra vita e quella del mondo. Come capire cosa Dio ci sta dicendo attraverso la storia, attraverso quello che ci accade. In definitiva, come intuire cosa sta succedendo tra noi e Dio all'interno di quello scenario sempre nuovo e imprevedibile che è la realtà concreta, per sintonizzarci con Lui e per rispondere nella libertà a quella parola che ci va rivolgendo. In altre parole, si tratta di vedere, di trovare una luce che consente di orientarsi, di camminare. Ma come si fa? Nel libro di Giobbe, al capitolo 38, dopo aver raccolto la disperazione e il dolore di Giobbe e aver ascoltato in silenzio i lunghi discorsi dei suoi tre amici, finalmente Dio parla. Ma si rivolge a Giobbe senza dare risposte ai suoi interrogativi. Le risposte potrebbero forse saziare le esigenze di logica della ragione, oppure al contrario potrebbero alimentare all'infinito la dialettica. Dio non fornisce risposte, ma pone a Giobbe delle domande. In questo modo lo sottrae all'insidia del dibattito sterile, rilanciando la relazione. E in questo incontro personale, in cui i suoi occhi finalmente vedono Dio, Giobbe riconosce che ci sono tante, troppe cose che non comprende. Giobbe ammette che se vuole conoscere per quale via si va dove abita la luce, la strada da percorrere è proprio stare nella relazione con Dio, vivendola fino in fondo come dinamismo di libertà nella verità. Ecco, il discernimento è l'arte di trovare in tutte le situazioni la via che porta dove abita la luce. È l'arte di rimanere in questa luce, che è un volto, e di vivere, come scrive San Paolo agli Efesini, da figli della luce. Il discernimento allora è quell'atteggiamento di fondo che fa emergere nella concretezza della vita come la relazione con Dio arriva a plasmare in noi un modo di pensare, di sentire, di agire, che ha dei tratti molto particolari e che cercheremo piano piano di cogliere.